L'attore Gianni Amman, sempre all'ordine del giorno con le sue dichiarazioni, ha preso il telefono di una persona che cercava di filmarlo mentre era in Italia e lo ha lanciato. Le sostituzioni abulavorative sono un anno, i miei veri tifosi sono un altro. Una dichiarazione è arrivata da Gianni Amman, le cui immagini hanno fatto molto parlare. Amman ha condiviso un video con i suoi fan e ha detto: "Il mio vero rapporto con i miei fan a Palermo, in Sicilia, dove stavo per girare la seconda stagione della serie televisiva Viola come il mare in cui ho recitato. Il diluvio d'amore dopo la fine delle riprese, alla fine della giornata e il nostro abbraccio nonostante la fatica. È così da anni. Questa è la situazione così com'è, questo fatto non è cambiato di un giorno. Le avance abusive sono una cosa, i miei veri fan sono un'altra. Spero che notate questa distinzione", ha detto. L'attore ha detto: "Ancora una volta, sono preoccupato che i giornali accettino automaticamente tutti quelli che hanno un telefono in mano come fan. Dove c'è così tanto amore e attenzione, è inevitabile che ci siano stalker, bulli e opportunisti. Non puoi essere così ingenuo da non poterlo vedere, sapere e capire, altrimenti hai intenzioni malevole", ha detto. Amman ha continuato le sue parole come segue: "Dato che ti ho detto di farti gli affari tuoi, nel mio post precedente, c'era gente che diceva che dovresti farti gli affari tuoi e recitare. Sono già bravo nel mio lavoro, sto recitando in ruoli da protagonista in un altro paese, sto girando un lavoro in una lingua straniera. Corro dei rischi. Non posso descrivere la difficoltà. Faccio del mio meglio, sono sotto pressione costante, ma la supero. Questo successo è oggetto delle notizie mainstream. Viola come il mare, nonostante il suo numero limitato di episodi, è già stato venduto in quasi 30 paesi e il suo successo internazionale è destinato ad aumentare con la seconda stagione. Questa è solo una delle cose che ho fatto e continuerà a fare. Di loro, del resto, vi parlerò quando sarà necessario". L'attore ha concluso dicendo: "Non sei nemmeno in grado di darmi consigli o criticarmi perché sto provando cose che non sono mai state provate e osato provare prima. Non sono venuto qui per mangiare pizza e uscire. Da turista mi faccio comunque gli affari miei. Ho smesso di aspettarmi che tu applaudi anche solo ogni tanto, e sarebbe ancora meglio se lo lasciassi stare. Mi occuperò dei fatti miei. Condividiamo per voi un'altra Turkish Mail, oggi ho una bella giornata", ha concluso dicendo. Differenza tra il rapporto con i fan e le molestie: Gianni Amman distingue chiaramente tra fan e molestatori. Sottolinea l'amore e il rispetto che ha per i suoi fan che hanno un vero rapporto con lui. Afferma inoltre di essere insoddisfatto del modo in cui gli stalker o le persone indesiderate considerano automaticamente un fan chiunque abbia solo un telefono. "Ciò dimostra che desideri proteggere la privacy e i confini della tua vita privata". Lavoro e successo: Gianni Amman sottolinea che, essendo un attore con una carriera internazionale, si concentra sul suo lavoro e partecipa a un grande progetto. Spicca il successo internazionale della serie televisiva Viola come il mare in Italia. "Ciò suggerisce che la tua carriera dovrebbe concentrarsi sulla dedizione al tuo lavoro piuttosto che sui punti salienti dei tabloid". Rischi e successi: l'attore afferma che il suo lavoro è pieno di rischi e che li tenta coraggiosamente. Allo stesso tempo, afferma che si prevede che i suoi progetti verranno venduti a livello internazionale e che il loro successo aumenterà in futuro. Aspettative di critica e sostegno: Gianni Amman afferma di essere aperto alle critiche, ma si aspetta che queste critiche siano creative e costruttive. Allo stesso tempo, dice che è venuto in Italia non solo per passeggiare come un turista, ma per concentrarsi sul suo lavoro, e che concentrarsi sul suo lavoro gli darà risultati migliori. Pressioni da parte dei media e delle riviste: Gianni Amman afferma che i media e la stampa scandalistica si concentrano costantemente sulla sua vita privata e che è difficile affrontare questa situazione. Ciò riflette la necessità per le celebrità di proteggere la propria privacy e i propri confini personali a causa del costante controllo dei media. Carriera internazionale ed etica degli affari: Gianni Amman sottolinea le difficoltà di recitare in un paese straniero e di filmare lavori in diverse lingue. Si descrive anche come un professionista concentrato sul suo lavoro e orgoglioso di promuovere i suoi progetti a livello internazionale. Turco e cultura turca: Gianni Amman sottolinea il suo impegno nei confronti delle bancarelle turche e della cultura turca. Ciò dimostra che si considera un rappresentante della Turchia e non dimentica i suoi fan turchi. Difendere i confini personali: sembra che Gianni Amman abbia fatto queste dichiarazioni per proteggersi da stalker e molestatori e per difendere i suoi confini personali. Violare i confini della vita privata delle celebrità può indurle a fare questo tipo di dichiarazioni.
Successo imprenditoriale e internazionale. Gianni Amand dimostra di avere successo nel mondo degli affari con un ruolo importante ricoperto in Italia e in progetti internazionali. Questo può essere visto come un esempio di accettazione di un giocatore turco all'estero. Importanza dei rapporti con i fan. Le sue dichiarazioni sottolineano il rispetto che ha per i suoi fan e follower. Spiega l'importanza del rapporto artista-fan e come i fan svolgano un ruolo importante nel successo del suo lavoro. Apertura alle critiche. Gianni Amand afferma di essere aperto alle critiche, ma sottolinea che le critiche devono essere affrontate in modo costruttivo. Ciò riflette il livello di professionalità e maturità dell'artista. Identità turca e rappresentanza internazionale. Mostra il tuo impegno nei confronti della cultura e della lingua turca. Ha a cuore l'identità e le radici turche ed è visto come il rappresentante della Turchia a livello internazionale. Il ruolo di internet e dei social network. Gianni Amand condivide queste dichiarazioni attraverso i social network. Sottolinea l'importanza dei social media come piattaforma per le celebrità per condividere direttamente le proprie parole e opinioni. Si rivolge anche ai suoi follower e ai suoi critici attraverso i social media. Vita privata e interesse pubblico delle celebrità. Queste affermazioni riflettono che la vita privata delle celebrità è costantemente sotto l'attenzione del pubblico. E questo porta con sé molte sfide. Gianni Amand esprime come la pressione dei media e delle riviste possa influenzare la tua vita personale e come tale attenzione crei una base per stalker, bulli e persone maligne. Sfide professionali e successo. Gianni Amand evidenzia le difficoltà della recitazione e la lotta per costruire una carriera internazionale. Riflette sulle sfide professionali e sui successi della sua carriera, descrivendo le sfide legate alla partecipazione a un progetto internazionale e all'azione in una lingua diversa. Internet e il potere della comunicazione, i social network e la comunicazione digitale sono utilizzati come potente strumento da parte di celebrità e artisti per esprimersi direttamente e raggiungere il pubblico. Utilizzando queste piattaforme, Gianni Amand può inviare messaggi diretti ai suoi fan e critici e raccontare la propria storia. Focus sull'immagine turca e internazionale. Gianni Amand sottolinea che sta cercando di costruire un'immagine sia in Turchia che a livello internazionale. Vuole attirare l'attenzione dei tifosi turchi e internazionali e questo potrebbe essere un grande impulso per la sua carriera. Etica aziendale e professionalità. Gianni Amand evidenzia il suo impegno per la sua carriera e i suoi progetti come attore e il suo livello di professionalità. Vuoi concentrarti sul successo dei tuoi progetti e dedicarti al tuo lavoro. Aspettativa di supporto. Le tue dichiarazioni mostrano che ti aspetti comprensione e supporto dai tuoi follower e fan. È abbastanza comune che l'artista si aspetti comprensione e commenti positivi da parte del pubblico. Tutela della privacy. Queste dichiarazioni evidenziano la necessità di proteggere la vita privata delle celebrità. Come persona sotto i riflettori del pubblico, esprime l'importanza dei confini personali e della privacy. Rapporti con colleghi e concorrenti. Le dichiarazioni di Gianni Amand possono riflettere il suo atteggiamento nei confronti dei colleghi e dei concorrenti. Queste affermazioni potrebbero indicare che sei concentrato sul tuo lavoro e che pensi attentamente alle tue relazioni con gli altri. Il ruolo dei media sensazionalistici. Le dichiarazioni di Gianni Amand riflettono come i media sensazionalistici intervengono nella vita privata delle celebrità e, a volte, si espandono con informazioni imprecise o insufficienti. Questa potrebbe essere una critica all'influenza dei media sulle celebrità. Identità turca e carriera internazionale. Le sue dichiarazioni sottolineano il suo impegno sia per la sua identità turca che per una carriera internazionale. Raggiungere il successo internazionale può essere un obiettivo importante per gli artisti turchi e Gianni Amand afferma che si sta impegnando per raggiungerlo. Difficoltà del lavoro e impegno. Gianni Amand sottolinea la difficoltà e lo sforzo del suo lavoro. Ciò dimostra la sua dedizione e determinazione verso il suo lavoro, descrivendo le sfide che derivano dalla recitazione e dai progetti internazionali. Affrontare l'attenzione dei media e del pubblico. Le tue dichiarazioni riflettono le sfide di vivere sotto l'attenzione dei media e il controllo pubblico e le tue strategie per affrontarle. Questa può essere una sfida particolare per molte celebrità.